Massimo Provinciali, segretario generale dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, parlare della fase 1 durante il periodo di massima emergenza che ha visto il porto di Livorno in panne per il settore turistico, ma per la parte invece commerciale ha continuato a lavorare seppure magari in toni più bassi. Sì, è successo questo. Chiaramente la parte croceristica e traghetti ha subito il contraccolpo immediato del calo dei passeggeri e poi dei provvedimenti governativi che hanno vietato l'ingresso nei porti italiani delle navi da crociera e la movimentazione di passeggeri sui traghetti per la Sicilia e per la Sardegna. La parte dedicata al merci ha avuto una ricaduta più morbida, diciamo, perché ovviamente le merci già prodotte ed in circolazione hanno continuato ad arrivare nei porti. Stiamo subendo ora forse il flesso peggiore perché cominciamo a sentire le ripercussioni della cessazione della produzione. Auspichiamo che se le produzioni e i consumi riprendono rapidamente, anche la catena logistica, anche la filiera logistica possa risalire la china. Un lavoro che è continuato osservando la massima sicurezza per gli stessi lavoratori, i controlli hanno anche addirittura dato conferma e soddisfazione di come avete operato. Beh, la tutela della sicurezza è stata sicuramente la priorità assoluta, cioè essendo una struttura che non poteva fermarsi abbiamo messo in campo tutte le risorse e le iniziative perché le operazioni portuali si svolgessero nelle massime condizioni di sicurezza, d'intesa con la ASL Toscana Nord-Ovest che ovviamente ci ha dato il suo contributo, e quindi le distanze, la rarefazione degli assembramenti, i dispositivi di protezione individuale, e imprese e lavoratori hanno dato una risposta molto molto positiva, con grande senso di responsabilità, con grande senso di partecipazione. Mi permetto di aggiungere anche la struttura dell'autorità di sistema portuale che in pochi giorni abbiamo messo in lavoro agile cosiddetto, quindi più di 100 persone a lavorare a casa in pochi giorni approntando tutta la strumentazione necessaria, eppure anche il lavoro amministrativo dell'ente non ha subito rallentamenti. Ora c'è la fase 2, l'Italia riparte, così anche il porto di Livorno potrebbe andare anche in accelerata, certo ci fossero alcune strutture già pronte a disposizione andrebbe più veloce, faccio un esempio, il microtunnel. Allora, Livorno credo giocherà ancora una volta la sua carta vincente, che è quella della flessibilità e della polifunzionalità. Per cui mano a mano che riprenderanno produzione e consumo delle varie filiere merceologiche, Livorno si farà trovare pronta con i suoi operatori, con le sue infrastrutture, a accogliere la ripresa dei traffici e la ripresa delle modalità di trasporto. Microtunnel è una storia che, come dire, ha impattato molto sull'opinione pubblica, è un'opera ingegneristica di grande complessità che ha subito un intoppo operativo, ne stiamo uscendo, stiamo per sottoscrivere un accordo con l'impresa costruttrice e direi che verosimilmente tra giugno e luglio rivedremo gli operai al lavoro sul cantiere e poi avremo il decorso che credo in 10-12 mesi dovrebbe portare al completamento dell'opera.